È incredibile, la notizia del giorno è un tweet infelice di Angelo Parisi. Lui l'ha già cancellato e si è anche scusato, perché quando si sbaglia si chiede scusa. Ma la verità è che Angelo Parisi è un ingegnere ambientale, ha delle grandi competenze. Io gli ho chiesto di fare questo, di occuparsi dei problemi dei siciliani, di occuparsi di risolvere i problemi della nostra terra, della Sicilia, energia, rifiuti, l'acqua. E lui lo saprà fare e farà anche un gran lavoro. La cosa che mi fa arrabbiare di più è che i media nazionali lo sbattono in prima pagina proprio nel giorno in cui Berlusconi e Dell'Utri vengono indagati per le stragi di mafia del 93 che riguardano proprio la nostra terra. E che il Partito Democratico dia seguito a quella che è una grande campagna mediatica di fango nei nostri confronti, quando invece hanno taciuto ogni giorno quelli che sono stati gli scandali degli impresentabili che hanno marchiato la nostra campagna elettorale. Musumeci sta candidando corrotti, arrestati, condannati e nessuno ha detto nulla su questa cosa. Noi siamo stati quelli che hanno dovuto tirare fuori i nomi uno per uno e raccontarli alla commissione antimafia, chiedere l'intervento dell'OSCE, ma soprattutto portarli nei media nazionali, costringendo a parlarne ai giornali e alle televisioni nazionali che invece non ne volevano parlare. Oggi invece sbattono in prima pagina un tweet, ma io quello che dico è: ma com'è possibile che questa campagna elettorale davvero stia finendo in questo modo? Davvero ancora continui a essere una campagna elettorale del fango sulla nostra onorabilità? Noi non lo permetteremo. Il 5 novembre i cittadini siciliani dovranno liberare le loro mani, dovranno andare a votare e più persone andranno a votare, più daremo la possibilità a questa terra di avere finalmente un Parlamento di cittadini onesti, un governo di cittadini onesti che potranno rappresentare finalmente tutti gli altri cittadini onesti fuori dal palazzo. Andate a votare, mi raccomando, liberiamo le nostre mani e liberiamo la nostra terra dagli impresentabili.